piramide degli umani piaceri e trapassare con la fronte le nubi dei pregiudizi ed essere il più alto pensiero incarnato. Pensare così e non volere, o ignominia o vergogna, pensare così e non potere. In brani lacererò il mio petto, non potere, quale inferno. Posso io riempire il mio cuore con la forza del sentimento, sì che il sentimento si spanda sopra la folla e colmi fino a loro le cuori, e scorra in fiume ai piedi dei troni e li abbatta. Posso io muovere le valanghe, e poi la valanga di neve, sospesa sul villaggio, trattenere con la mano o con la fronte. Posso io, come Dio nel giorno della creazione, con un gesto della mano immensa, lanciare le stelle sul costrutto edificio del mondo, così che nel predestinato cammino mai non incontrino la fragile argilla del mondo e non la sfracellino nel loro corso? Lo posso, dunque andrò, chiamerò i popoli, li risveglierò. Non sarebbe meglio gettarsi nei crepacci di ghiaccio? I sentimenti sono caduti lungo le vie del mondo, gli amari baci della donna comprai. La fede fanciullesca è caduta sulle soglie papali. Nulla, 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 finché nell'azzurro dell'aria mi tuffai e mi rianimai e sento di vivere. Ma prima che un pensiero gigantesco io arda, la bellezza della statua io conservo, ma mi manca la luce. Dunque del fuoco di tutte le stelle mi intreccerò sulla fronte, una nell'azzurro del cielo, il corpo immergerò così, corona che come marmo, come ghiaccio, del fuoco solare risplende. Poi bello, come spirito della leggenda, andrò verso il freddo mondo e potrò giurare, poiché una fonte coronata di stelle, uno sguardo sfolgorante di stelle, poiché una bellezza statuaria i sentimenti delle nazioni dilata ed ispira il popolo, e i cuori colpisce come pensiero, come miracolo di Dio.